pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Fine primo tempo tra Romania e Italia, seconda giornata dell'Europeo targato SK. Andiamo a intervistare un po' i protagonisti. Sommo, sommo! Andiamo dal portiere dell'Italia. Stai perdendo 5-1, come mai? Vabbè, siamo un po' messi male in campo, un paio di gol sono stati anche colpa mia, distrazioni generali in realtà, ma più che altro perché ci vedo un po' sfiancati, solo per questo. Secondo te cosa serve nel secondo tempo per rimontare? Allora, innanzitutto concentrazione, poi dobbiamo evitare di tenere troppo palla perché stiamo facendo troppe azioni individuali e non giochiamo come effettivamente sappiamo fare così da gruppo. Ok, in bocca al lupo al secondo tempo, andiamo a intervistare ora i protagonisti. Squadra in maglia verde, la Romania. Scusami. Ciao, cognome? A Virgo. Allora, un buon primo tempo per voi, 5-1. State giocando veramente bene. Cosa mi dici? Una buona partita. Speriamo di continuare il secondo tempo così. Secondo tempo, secondo te servirà più attaccare o più difendere? Ma vediamo un poco come si mette, cerchiamo di fare il nostro gioco senza strafare, penso. Sta bene. Giordano, qualcosa da dire? Sì, è un po' d'acqua. Domanda. Vabbè, possiamo chiudere il collegamento. Romania 5, Italia 1. Buonasera signore e signori, siamo in compagnia dei due migliori in campo della partita preterminata. Ricordiamo Europei SK 2012 Italia-Romania, terminata 7-5 per la Romania. MVP dell'incontro il signor Via Luca Giordano. Complimenti. Trattengo le risate per rispetto. Perfetto, a casa non ridete troppo. E dall'altra parte il fotomodello Walter Ferrante. Parliamo prima con lui. Walter, a parte questo bellissimo, questa bellissima intro che ho fatto sul tuo aspetto fisico, com'è andata questa Italia oggi? Male, eravamo rimaneggiati, assai. Ci mancavano Toni, Sergio, anche se io non sono pro Sergio, ma Sergio Mastrogiovanni pure serviva stasera, non avevamo il portiere. Primo tempo abbiamo giocato male, malissimo, non sapevamo, non abbiamo preso bene le misure e loro giustamente, meritatamente hanno dilagato. Al secondo tempo siamo svegliati, ma era troppo tardi. Poi alla fine abbiamo provato a recuperare, ma poi di partenza abbiamo concesso per necessità. Diciamo che la colpa è stata tutta di Davide Cassese. Sì, come sempre. Davide, ancora devono capire che tu sei il punto debole della... della catena, no, qua il punto debole è stata la poca serietà. Scherzo Davide, scherzo delle altre persone che e come mai sono mancate? Lo so, compleanni, vabbè, belle scuse, sì, sì. Poi sicuramente vogliono venire alle fasi finali, esatto. È così, è sempre così. Ciao Toni, ciao Sergio, Aldo Di Vito, lo salutiamo. Aldo Di Vito, Aldo, ciao Aldo, bocca al lupo per l'università, sicuramente prenderai la specialista al CT10 e lode. Sicuramente ci vorrà più miliardi di noi che siamo qua a giocare. Il portiere che non c'era, ma sommo tanto di cappello. Vabbè, ha fatto il suo. Walter, vabbè, complimenti. Vuoi salutare qualcuno? Nessuno, proprio. Nessuno. Pizza non le dedico. Va bene, salutiamo quindi nessuno. Ah, Delandro, salutiamo Delandro. Ciao Walter, andate a fare la doccia che c'è umidità. Luca, complimenti. Grazie. Non ci aspettavamo questa vittoria. Perché secondo me dell'organizzazione siete la squadra più scarsa del torneo. Quindi complimenti. A noi piacciono le sfide. Più tifano contro, più corriamo come i porci. La vostra tattica è quella di chiamare l'organizzatore, l'organizzazione, e dire siamo senza portiere, sicuramente perderemo. E poi non so perché esce un portiere. Dico che se funziona continueremo fino alla fine così. Giustamente, giustamente. Parliamo un po' dell'incontro. Te lo aspettavi così equilibrato? Oppure va bene così? Sì, si parte sempre dallo 0-0, quindi bisogna scendere sempre con la mentalità giusta in campo. Oggi abbiamo dato veramente tanto. Io e Francesco in avanti abbiamo corso tanto, sono felice di aver corso tanto, era da un po' che non giocavo, voglia parecchio di correre insieme a loro, tra l'altro. Di grattare, però. Senti, Luca, ma voglio parlare un po' di questo paio di capelli di Francesco Mio? No, senti, sinceramente preferisco non dirlo, Franco è bello. Dopo devo fare un intervento. Ma la fascetta da capitano gialla è giusta. Ah, pure le scarpette. Non mi faccio vedere le mutande. Ma scusa, meno capitano di forza Luca, vabbè, a parte questa, una bellissima intervista, a scherzare e ridere, quali sono gli obiettivi di questa Romania?
nostro obiettivo è giocare in Europa, bene. Oggi è stata in Europa. In Europa purtroppo la Romania c'è, purtroppo in Europa. Questa è una cosa che voglio dire per te. No, comunque siamo un bel. Le monete ci sono nel vostro paese? Sì, ci sono. Ci sono in laurea. Comunque no, volevo dire una cosa seria. Devo dire che è stato purtroppo un disguido lo scorso torneo, non ho potuto giocare insieme ai ragazzi e voglio dire che è bellissimo correre insieme a loro. Davvero, voglio dire seriamente, perché sono un gruppo di amici fantastici. Ci teniamo. Però chiudiamo che il tuo migliore amico è Francesco Macchiarelli. Un po' basso. Scherzo, scherzo, sempre fammi i pot nel cuore, è vero, sempre. Sempre nel cuore. Chiudiamo il collegamento. Posso, un saluto da aspetta Francesco, no, Maniera vuole, no, intervenire? Voleva fare una dedica alla ragazza bionda del torneo femminile. A prescindere, ottima idea fare il torneo alle ragazze in bikini la prossima volta. Certo, fa una bella era. Sì. Un saluto a Gianluca, no, e Veronica. Voglio, ma io non sto scherzando, no, se ne abbia fatto una bella cerimonia. Noi le ragazze facciamo partecipare soltanto per l'aspetto fisico. È la società che ci impone. Anche per i ragazzi, noi abbiamo fatto i sord. Ciao ragazzi, un saluto da Max. Andrea Delando che è appena intervenuto. Detto anche meno, diceva il suo soprannome, professor Piton. Ciao ragazzi, ciao. Max e Sega. Ciao.